Cari amici in ascolto, pace e bene a tutti. Leggo anzitutto il testo della settima ammonizione che mi è stato chiesto di commentare con voi. Dice l'Apostolo: la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Sono morti a causa della lettera coloro che unicamente bramano sapere le sole parole per essere ritenuti i più sapienti in mezzo agli altri e potere acquistare grandi ricchezze e darle ai parenti e agli amici. Così pure sono morti a causa della lettera quei religiosi che non vogliono seguire lo spirito della Divina Scrittura, ma piuttosto bramano sapere le sole parole per spiegarle agli altri. E sono vivificati dallo spirito della Divina Scrittura coloro che ogni scienza che sanno e desiderano sapere non attribuiscono al proprio io, ma la restituiscono con la parola e con l'esempio all'Altissimo Signore Dio, al quale appartiene ogni bene. La lettera uccide, così comincia San Francesco. Ora, a prima vista, può sembrare strano questo modo di Francesco di parlare della lettera, perché lui è l'uomo della lettera, del Vangelo alla lettera, senza glossa. E però lo spiega, avete sentito, lo spiega subito che cosa intende lui per lettera in questa ammonizione. Dice che in pratica la lettera è la carne, quello che Gesù chiama la carne, no? La carne non giova a nulla, lo spirito dà la vita. E anche San Paolo chiama carne, cioè è l'io, è la propria gloria, è il proprio interesse che si oppongono a Dio. E difatti Francesco dice: sono ritenuti i più sapienti in mezzo agli altri, vogliono essere ritenuti i più sapienti per acquistare ricchezze dagli altri, cioè per se stessi, non per la gloria di Dio. Ma carissimi, essendo la veglia di Pentecoste, forse è meglio che ci concentriamo sulla seconda parte della frase di Francesco. Sì, la lettera uccide, lo spirito dà la vita. E spiega subito anche qui cosa intende per spirito. Dice: sono vivificati dallo spirito della Divina Scrittura coloro che ogni scienza che sanno e desiderano sapere non l'attribuiscono al proprio io, ma la restituiscono con la parola e con l'esempio dell'Altissimo Signore, al quale appartiene ogni bene. Dunque, per San Francesco, lo Spirito dà la vita soprattutto alla Scrittura, alla parola di Dio, vivifica la parola di Dio. Perché leggere la Scrittura senza lo Spirito Santo sarebbe come aprire un libro a notte fonda senza luce intorno, non si potrebbe capire, o si capisce solo la lettera senza lo spirito. Ma lo spirito non vivifica solo la scrittura, la parola di Dio, vivifica tutto. Certamente San Francesco teneva presente quello che diciamo ogni volta nel credo: credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Cioè lo Spirito Santo è vivificatore in tutto, vivifica tutto. Ci poniamo, carissimi amici in ascolto, due domande. Primo, quale vita dà lo Spirito? Lo Spirito dà la vita, quale vita dà lo Spirito? Beh, dà la vita di cui parla Gesù quando parla di un rinascere dallo Spirito, di una nuova nascita. È la vita soprannaturale, che poi è la vita di Cristo, è la vita eterna, perché la vita che Cristo dà è la vita eterna. È la vita anche di cui parla San Paolo quando dice: per me vivere è Cristo. Seconda domanda: come dà la vita lo Spirito? Lo Spirito dà la vita, la domanda è: come la dà? E la risposta è piuttosto austera: la dà con la morte, facendo morire le opere della carne. Questo lo dice San Paolo in una frase lapidaria nella lettera ai Romani. Dice:
se con l'aiuto dello Spirito fate morire le opere della carne, vivrete. E Gesù lo diceva con tre parole, rinnegando se stessi. Ora Francesco ha fatto di questo un'esperienza personale drammatica, perché la conversione di Francesco certamente si estende in un certo periodo lungo, non è avvenuto in un giorno, però ha avuto un momento decisivo, diciamo un momento in cui il processo ha avuto la sua precipitazione. E tutti subito pensano il bacio al lebbroso. In effetti, sì, è il bacio al lebbroso, però non in quanto fatto in se stesso, per quanto eroico, ma per quello che significava per Francesco in quel momento. Cioè Francesco, all'apparizione del lebbroso, si è trovato improvvisamente a dover fare una scelta. La scelta tra il suo istinto di fuggire e invece la chiamata, la spinta, l'ispirazione del Signore a vincere se stesso. Insomma, ha dovuto scegliere tra l'io e Dio. Vedete, c'è una sola lettera di differenza tra queste due parole, però c'è un abisso. E Francesco ha scelto Dio. Nel Testamento spiega così la sua conversione. Dice, il Signore mi condusse tra i lebbrosi, io avevo orrore dei lebbrosi, il Signore mi condusse tra loro e io feci misericordia con loro, il bacio, e quello che mi sembrava amaro mi fu convertito in dolcezza di anima e di corpo. Ecco il grande passaggio. Rinunciato a se stesso ha trovato la vita. Certamente è questo, quando sentiamo parlare di far morire le opere della carne, il proprio io, il proprio egoismo, per noi è un richiamo austero, fa tremare le vene e i polsi, diremmo. Però bisogna tenere presente quell'inciso nella frase di San Paolo che vi ho citato della lettera ai Romani, dove dice: se con l'aiuto dello Spirito fate morire le opere della carne, vivrete. Dunque, questa mortificazione, perché si tratta di questo, non è tanto opera nostra. Anche qui è lo Spirito Santo che ci dà con la sua grazia la forza di farlo. Da noi non potremmo farla. Quello che noi dobbiamo fare è solo permettergli di agire, che non è poco, sapete? Cioè lasciare lo Spirito Santo libero di agire in noi con la sua grazia. Nella presente ammonizione, come in tutto il resto della sua vita, Francesco si dimostra come l'uomo dello Spirito. E c'è nella biografia del Celano un momento che a mio parere corrisponde a quello che oggi noi chiamiamo il battesimo nello Spirito. Francesco un giorno era con gli amici per Assisi, ancora una delle sue ultime scorribande, quando improvvisamente si fermò e, non vedendo i compagni tornare indietro, lo trovano tutto illuminato, tutto dolcezza dal volto, e gli domandarono: Francesco, ti sei innamorato? Francesco disse: sì, mi sono innamorato della donna più bella che ci sia al mondo. E tutti pensano che si sia innamorato di una donna povertà, ma no, questa venne dopo, si innamorò di Gesù. Infatti Celano dice: la perla preziosa aveva trovata. E questa dolcezza che lui manifestò in quel momento è esattamente quello che oggi noi diciamo col battesimo dello Spirito. Tra l'altro San Francesco parlava anche in lingue, anzi cantava in lingue. Per lui il canto in lingue era quando, sopraffatto dal fervore e dalla dolcezza della grazia, si metteva a cantare in francese, per lui era come cantare in lingue, e con due pezzi di legno che l'accompagnavano come il suo Stradivari, il suo violino. Francesco è l'uomo veramente dello Spirito. Un gesuita, una volta l'ho sentito con le mie orecchie, un professore americano che insegnava la Gregoriana, disse: Francesco è l'uomo più carismatico della storia del cristianesimo. Bene, e allora carissimi amici, che facciamo noi? Ascoltiamo solo quello che ha fatto Francesco? Siamo alla vigilia di Pentecoste.
San Giovanni XXIII ha chiesto per la Chiesa una nuova Pentecoste. Il Signore l'ha ascoltato. C'è la nuova Pentecoste in atto nella Chiesa. Il fuoco che si accese nel Cenacolo a Pentecoste arde ancora nella Chiesa. E allora il mio invito, carissimi amici, a me e a voi, è di gettarci questa fornace di fuoco che arde nella Chiesa, come il paralitico si gettò nella piscina di Betesda e ne uscì vivificato, risanato. Pace e bene e buona Pentecoste a tutti.